Chi ha voluto fortemente lo sportello antiusura e anti-racket a Mercato San Severino è stato il sindaco Giovanni Romano. Stamattina viene presentata l'iniziativa, una grande soddisfazione per l'amministrazione comunale. Sì, molta soddisfazione perché come dire, hanno creduto nel progetto che l'amministrazione comunale costruito e anche cofinanziato. Io ringrazio in maniera particolare il Presidente della Regione Stefano Caldoro e il Senatore Franco Malvano, che è il Commissario regionale anti-racket, per aver voluto sostenere questa iniziativa, questo progetto che ovviamente non riguarda solo la città di Mercato San Severino ma l'intero comprensorio. È il primo sportello anti-usura che nasce con la finalità di sostenere, affiancare, consigliare coloro che purtroppo incappano nelle, sono vittime dell'usura, in maniera particolare le imprese in questo momento di grande economica. Peraltro c'è anche la grande soddisfazione, e li ringrazio in maniera particolare l'avvocato Battaglini e l'avvocato Picarella di SOS Impresa, la sezione provinciale, c'è la grande soddisfazione, dicevo, di avere un nostro concittadino, l'avvocato Antonio Picarella, che ha lavorato concretamente alla costruzione di questo progetto e ovviamente lo seguirà. Quello di Mercato San Severino è un diciamo intervento pilota, faremo di tutto per far funzionare bene questo modello di affiancamento, anche perché se funziona bene qui a Mercato San Severino diventerà un modello per tutta la regione Campania. Grazie. Lo sportello anti-racket e anti-usura voluto dall'associazione omonima con il supporto dell'amministrazione comunale e con il senatore Franco Malvano. Ai nostri microfoni l'avvocato Antonio Picarella, responsabile legale del sodalizio. Perché la costituzione di questo sportello a Mercato San Severino? Ma rientra in un progetto più ampio indetto dalla Regione Campania, che ha visto la partecipazione poi a livello locale di diverse amministrazioni comunali in partnership proprio con la nostra associazione, che da molti anni ormai si occupa di assistere le vittime del racket e dell'usura. Il problema si pone anche sul territorio salernitano, dove noi partecipiamo già ad una serie di processi penali al fianco delle vittime, perché naturalmente sono fenomeni che anche per il periodo particolarmente delicato sono in forte espansione. Ecco, fenomeno critico, quante e quali sono i problemi legati alle vittime dell'usura e dell'estorsione, e soprattutto voi come li sostenete, sia dal punto di vista legale e quali tipi di assistenza portate avanti? Ma il primo problema è quello di convincere le vittime che denunciare è un passaggio necessario. Se non si parte dalla fiducia nelle autorità, in particolare nell'autorità giudiziaria, poi il cammino diventa ancor più irto di ostacoli, perché ai problemi economici si sovrappongono problemi di carattere familiare, personale, che naturalmente ne seguono. Noi facciamo un'attività di prevenzione attraverso iniziative come questa, quello dello sportello anti-racket e anti-usura. Dopodiché naturalmente ci concentriamo anche su attività di contrasto, e il contrasto si fa nelle aule di tribunale, affiancando le vittime, permettendole di vedere e di poter beneficiare della presenza dell'associazione anche nei processi penali, la quale si costituisce mio tramite in provincia di Salerno parte civile nei processi penali. Al microfono il senatore Franco Malvano, intervenuto a Mercato San Severino alla presentazione dello sportello comunale anti-usura, anti-racket. Vogliamo parlare di questa iniziativa, senatore Malvano? Sì, diciamo che sono positivamente meravigliato della sensibilità dei sindaci del Salernitano. Difatti, su 35 progetti che sono stati presentati dalla Regione Campania su un bando che prevede lo stanziamento di 1.300.000 per l'apertura di questi sportelli, oltre 15 sono i progetti che sono stati presentati da sindaci o da unioni di comuni del Salernitano. Ecco, una sensibilità che poteva essere diversamente rispetto a un problema anche accentuato con la crisi, molto sentito sul nostro territorio. Decine le vittime di usura e racket. Ecco, come aiutarle, senatore? Sì, dicevo, sensibilità ma va apprezzata, perché non che sia un'oasi felice il Salernitano, l'Avellinese o il Beneventano, ma che nel Casertano ci sono stati solamente due progetti, mi sembra uno schiaffo veramente alla legalità, e mi dispiace perché anche nel Casertano ci sono delle iniziative importanti, specie l'utilizzo dei beni confiscati. Per quanto riguarda lo sportello, è un punto di riferimento. Io sto qui e ho dato assicurazioni e garanzie di presenziare, di venire spesso, ma non solo qua, sono a Palomonte pochi giorni fa. A Deboli.
A Eboli dovrà essere aperto lo sportello. Eboli è un altro comune che pure ha superato l'esame, diciamo. È importante che ci siano dei riferimenti per i cittadini, per gli imprenditori, per i commercianti, in un momento storico, come lei ha detto, così complicato, di grave crisi, per dare un sostegno morale, quindi grande solidarietà, ed evitare che si possa incorrere e entrare in quelle maglie perverse dell'usura in particolare. Quindi, sì. Ecco, lei è un esperto, per chi non lo sapesse, il senatore Malvano è stato per anni questore a Napoli, ecco, anche usura e estorsione. Ecco, quale messaggio si sente di dire alle vittime? Poc'anzi l'avvocato Picarella diceva di avere fiducia nel denunciare. Guardi, io nel 77 dirigevo la sezione anti-estorsione della squadra mobile di Napoli e c'era la fila dei commercianti e degli imprenditori fuori dal mio ufficio. Bisogna creare un rapporto che sia di grande diciamo, solidarietà con le persone che soffrono questi problemi. Quindi non dare la percezione che si vuole fare un'operazione di polizia arrestando gli estortori o gli usurai e abbandonare poi il soggetto che ha avuto il coraggio di denunciare. Quindi stargli vicino. In questo momento storico è molto più facile rispetto agli anni passati, perché mentre allora c'era il funzionario di polizia o l'ufficiale dei carabinieri che raccoglieva la denuncia, attualmente oltre a forze dell'ordine e magistratura che stanno ben operando anche in questo campo, ci sono le associazioni antiracket, c'è sta il comune che si costituisce parte civile, ci sono questi sportelli che si aprono. C'è più sostegno, insomma. Ci sono anche strumenti che, ecco, questo per esempio è una delle cose che dirò anche oggi, l'informazione. Qui bisogna informare i cittadini che preventivamente non devono incorrere in queste situazioni, perché ci sono gli strumenti che possono agevolare chi denuncia e chi è vittima, mentre prima non c'erano, ma strumenti intendo sostegno economico. C'è stato un fondo di solidarietà al Ministero dell'Interno che per le vittime dell'usura e dell'estorsione, un fondo di prevenzione per l'usura, quindi ci sono gli strumenti economici che attraverso un percorso che si fa con le prefetture si arriva al commissario nazionale antiracket e si può essere sostenuti economicamente e quindi ristorati per chi ha collaborato. Grazie, senatore.